Ma te stai intervistando Spadoni in gennaio? Cioè sei andato là per intervistare Spadoni? Cioè, tutta sta fatica. No, scusami, facciamo il lancio. Oh, sì, il padrone di casa è Andrea. Ah, sì, cioè educato. Quella villa è sua dietro. Okay, e poi quella villa è sua? Magari. No, padrone di casa è di Salvini. Allora, di la Salvini, guardia di finanza è avvisata. Una domenica pomeriggio tra mare e colli, un viaggio in compagnia d'Italia 7 attraverso le meraviglie della Toscana. E se è vero che ogni paesaggio rispecchia un diverso stato d'animo, allora tutto torna e casca a pennello con la natura di Domenica Bestiale. Lo sapevo. Lo sapeva che arrivavo da lei. Esatto. Ma lei non sa l'argomento. Ecco. Penso di no. Penso che quale può essere l'argomento di oggi? Siamo al mare. È una bella giornata. Ce la godiamo. Ma lei ha mangiato? Sì. Ecco. A volte seri, a volte no. Tra stereotipo e realtà, l'argomento sovrano della puntata è il magna magna generale. Tutti sempre pronti a giudicare gli altri, avendo però come modello i propri limiti. Ognuno di noi deve prendersi la responsabilità di dov'è e dei risultati che ha ottenuto. Quando tu ti prendi la responsabilità di dove sei e dei risultati che hai ottenuto, cambia il destino della tua vita, perché sei tu artefice del tuo destino, non gli altri. Tanti gli ospiti in studio: il senatore Manuel Vescovi, Alberto Di Chiara, Duccio Cresci, Martina Castaldi, Emily Waite, e il doppio collegamento esterno con Simone Bachini sul lungomare di Viareggio e con Gaetano Gennai in compagnia di Andrea Spadoni dall'edizione 2019 di Sgranar per Colli, una camminata degustativa di circa 12 km tra i colli del comune di Buggiano, alla scoperta dei borghi, dei sapori e dei paesaggi della Toscana, per giungere poi alla tappa finale di Villa Bellavista. Alle ore 17 l'ingresso di un Enzo Bucchioni un po' più sereno rispetto al solito, forse, chissà, tirando a caso per via dell'imminente passaggio di proprietà viola, e poi, come sempre, classico finale a sorpresa, perché il vero segreto di Domenica Bestiale è proprio l'improvvisazione. Comunque i pescatori lo sanno tutti, con Bachini al mare si piglia poco, meglio i lombrichi. Oh, man.